Riprendiamo per favore. Intanto ci sarà la riprendiamo con Roberto Germano. Per favore, riprendiamo un attimino, professore, quando chiudono. Per favore, la porta del bar. Potete chiudere la porta del bar, per favore? Chiamate, chiami per favore un attimo, per dire di rientrare. Perfetto, benissimo. Bene. Chiudiamo la porta per favore. Chiudiamo la porta. La porta, dietro di chiudila. Perfetto, benissimo. Prego, professore Bassani. Sì, allora riprendiamo con Roberto Germano, autore del libro Fusione Fredda, Moderna Storia d'Inquisizione e Alchimia. Salve, allora, grazie di avermi invitato. Io sono qui per rispondere in particolare a una domanda tipica. Già nel 2000, mi ricordo un convegno divulgativo che organizzammo a Napoli, affollatissimo. A un certo punto, dopo tutte le notizie, tipo quelle che sono state incredibili, le notizie scientifiche che si sono sentite stamattina, allora già c'erano molte prove del fatto che si trattasse di un fenomeno scientifico e non di un errore, a un certo punto si alzò un professore di fisica e disse: ma se è vero tutto quello che dite, perché noi non ne sappiamo niente? Allora, in qualche modo, questo libro che ho scritto nel 2000, in realtà l'ho scritto nel 98, ma poi sono riuscito a pubblicarlo nel 2000 tra varie vicissitudini, in qualche modo voglio rispondere a questo tipo di domanda, quindi diciamo il contesto in qualche modo. Innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti, perché mi piace citare questo pensiero del Bhagavad Gita: mai in effetti, fosse anche per un solo istante, nessuno è rimasto senza compiere qualche azione, perché suo malgrado ciascuno è costretto a rendersi attivo sotto l'effetto dei fattori costitutivi della natura. Non ci illudiamo di non fare nulla, che se noi crediamo di non fare nulla stiamo facendo qualcosa che talvolta può essere molto grave. Concetto di ignavia, diciamo. Poi quest'altro aforisma vorrei citare: le notizie sono ciò che qualcuno vuole eliminare, tutto il resto è propaganda. Quindi uno dei motivi per cui non si conoscono queste cose di cui oggi andiamo parlando a distanza di 23 anni dai primi esperimenti di Fleischmann e Pons è questo. Voglio accennare a questo concetto di discreto patologico, che è stato portato avanti in particolare dal premio Nobel per la fisica Brian Josephson. Nel 2004, al meeting annuale dei premi Nobel, Brian Josephson, esperto di superconduttività, premio Nobel per la fisica, eccetera, nella sua prima slide mise in guardia l'uditorio senza mezzi termini. Disse: attenzione, i lettori potrebbero trovare fastidiose alcune delle idee espresse in questo intervento. Esse possono confliggere con varie credenze profondamente radicate. Qui voglio fare un'altra citazione. Come diceva Nietzsche, la buona coscienza ha la cattiva coscienza come avvio, non come contrario. Già che ogni cosa buona una volta è stata nuova e di conseguenza insolita, contro il costume immorale, e come un verme arroso la coscienza del suo fortunato scopritore. Allora, voi avete sicuramente sentito, noi spesso sentiamo il termine scienza patologica, con cui spesso vengono bollate le ricerche nell'ambito della fusione fredda, delle low energy nucleare. Chi ha inventato questo termine? Questo termine fu inventato dal chimico fisico statunitense Irving Langmuir, premio Nobel per la chimica nel 1932, quando nel una conferenza privata tenuta in ambito aziendale, perché lui lavorava alla General Electric, lui fece questo intervento in cui spiegava, citava una serie di esempi che lui chiamò scienza patologica, ovvero degli autoinganni dei ricercatori. Il ricercatore crede di aver scoperto delle cose e poi in realtà si scopre che non sono veri. E lui citò vari esempi di questa scienza patologica. E dice che alla fine vengono anche creduti reali per alcuni anni e poi dopo li si dimentica dopo aver scoperto
che si tratta di errori scientifici. Quali sono le caratteristiche della scienza patologica? L'effetto massimo osservato si produce per un'intensità minima, l'effetto ha un'ampiezza al limite della sensibilità dello strumento, bassa significatività statistica dei risultati, vi è dichiarata un'accuratezza eccezionale, c'è bisogno di teorie incredibili, contrarie all'esperienza per parlarne, le critiche vengono affrontate con scuse ad hoc estemporanee. E dopo che c'è un certo interesse, inizia anche il 50%, vedete che il fenomeno decade fino alla totale dimenticanza. Dalla scienza patologica si va all'incredulità patologica. Ma cosa dice Brian Josephson? Brian Josephson, è quello che appunto voglio sottolineare anche io, è che in pratica ci sono due modi per cui la visione generalmente accettata di un fenomeno può essere sbagliata. Uno è che un fenomeno non esistente venga considerato reale, ed è quello di cui si parlava prima, di cui si parla tanto la scienza patologica, eccetera. Ma c'è un altro modo, ovvero che un fenomeno reale venga considerato inesistente. Gli esempi sono numerosissimi. Langmuir, nel suo discorso del 53, citava solo quel punto, il punto B, il punto A. Josephson affronta il punto B. Cosa succede? Questo, dall'incredulità patologica, si passa al discredito patologico. Come mai in alcuni casi l'establishment scientifico nega dei fenomeni per cui esistono forti evidenze sperimentali, come nel caso di cui parliamo? Facciamo alcuni esempi. Allora, secondo voi le meteoriti hanno origine extraterrestre? In genere, quando lo dico ai ragazzi alle scuole, dico no, non è possibile, non hanno origine extraterrestre. Ebbene, noi oggi sappiamo che le meteoriti vengono da fuori a Terra, no? È un fatto ovvio, diciamo, banale sostanzialmente. Ebbene, dovete sapere che fino al 1905, su riviste scientifiche importantissime, una delle teorie che veniva, diciamo, portata per capire l'origine delle meteoriti era quella che fossero pietre colpite da fulmini. Su Nature, nel 1905, c'è un articolo pubblicato, era l'ultimo scampolo, diciamo, però, in cui si diceva no, le meteoriti sono pietre che vengono, infatti, e si trovano fuse, calde, c'è una luce, eccetera. C'erano varie prove che, insomma, non era proprio un'interpretazione assurda. Ma, diciamo, quali erano gli argomenti contrari al fatto che i meteoriti venissero da fuori la Terra? Che gli oggetti che cadono allo spazio contraddicono le leggi della meccanica. Oppure, un argomento più interessante era questo. Siccome non ci sono pietre di fuori la Terra, è inutile poter ipotizzare che cadano pietre da fuori la Terra. Tutti sanno che non ci sono pietre fuori la Terra. Quindi, voglio dire, questi erano i tipici argomenti scientifici, che ovviamente noi crediamo, sappiamo essere pseudoscientifici adesso, ma allora queste obiezioni venivano considerate scientifiche. Un altro esempio eclatante, ma è un esempio dei tempi di mio nonno, sostanzialmente. Wegener nel 1912 nota, come già altri prima di lui, come Bacone nel 600, che le coste del Sud America e dell'Africa si corrispondono a incastro. E ipotizza, lui non è uno specialista, non è un geologo, ipotizza che si fossero staccati i continenti. Trova un sacco di prove, chiaramente fossili similari, animali simili, rocce simili, piante simili. Cosa dicevano in pratica gli altri? Dicevano, si contrapponevano a Wegener per circa, si sono contrapposti a Wegener per circa 40 anni. Cioè solo negli anni 50 inoltrati del secolo scorso, nel 1950 eccetera, si è capito che questa ipotesi aveva fondamento scientifico. Per 40 anni Wegener è stato preso per pazzo. Si diceva, un parto della fantasia, vaneggiamenti di un malato grave, la malattia della rotazione della crosta e l'epidemia dello spostamento di polo. Ricerca fallita. Come possa muoversi un continente formato da uno spessore di 35 km di solida roccia non è mai stato spiegato. Non dovremmo prendere sul serio la deriva del continente, oppure si tratta del sogno di un grande poeta. Quest'ultimo è stato il più buono. In effetti più o meno succede questo. Di fronte a un fatto che uno vede, diciamo, è inutile che cerchi di curare, perché lei sta violando le leggi della fisica, scenda subito giù. È un fatto, diciamo, come dire, come se fosse un fatto istituzionale da rispettare. Quali sono gli esempi moderni di casi irrisolti
o almeno da molti considerati tali, no? Sicuramente uno di questi è la fusione fredda e le low energy nuclear reaction, che ricadono in qualche modo fino a ancora tutt'oggi a 23 anni, ricadono in questa categoria. Come diceva William James, famoso filosofo e psicologo, quando una cosa è nuova la gente diceva ma non è vera, quando la verità di questa cosa diventa ovvia la gente dice ma non è importante, quando la sua importanza non può più essere negata la gente poi dice sì ma non è nuova. Speriamo che noi siamo quasi giunti a questo punto. Diciamo, noi siamo sostanzialmente adesso, mentre 12 anni fa, quando io scrissi questo libro, eravamo nella prima fase, adesso siamo ampiamente nella seconda fase. Perché spesso si dice, sì, vabbè, ma questi effetti sono piccoli, ma possono mai portare alla fine a davvero delle applicazioni? No. Poi tra un po' verrà la seconda, la terza fase, in cui si dirà, ma sono anni, lo stiamo dicendo, non c'è niente di nuovo in questa cosa. Quindi questa è la tipica situazione psicologica. In realtà, con questo esempio voglio far notare che a volte per vedere cose nuove bisogna avere una visione d'insieme. Diciamo, un tipico esempio è questa immagine, per vedere meglio sostanzialmente, a seconda di certi particolari, si intravede una donna giovane o una donna anziana. Quindi diciamo, la visione d'insieme che in qualche modo ti fa capire che cosa sta accadendo. Voglio citare, praticamente, rispetto a questi argomenti, cosa accadeva nel 1995, quando io mi ero da poco laureato e in pratica mi ero incuriosito di questo argomento. Io, come molti all'epoca, credevo che fosse un errore scientifico, ma in effetti lo credevo senza alcun fondamento, perché non avevo letto articoli scientifici sull'argomento. Quindi a un certo punto mi incuriosì e mi procurai degli articoli scientifici. Ne poggiai uno sulla cattedra del mio redattore, ebbene, questo professore disse, ah, ma questa è una cazzata, chi è che si interessa di questa cosa? Il mio relatore divenne rosso, disse, ma io, ma sai, Roberto è una persona curiosa, si interessa di tutto, no? Cosa dobbiamo fare? Cioè, più o meno questa fu la risposta. Ma la cosa più strana che voglio sottolineare è che questo professore di fisica, eccetera, non toccò neanche l'articolo, cioè non lo sollevò, non lesse l'abstract, ma semplicemente il titolo lo aveva, gli aveva fatto avere questa reazione che assomiglia quasi a una reazione post-ipnotica. In qualche modo il titolo dell'articolo, soltanto perché parlava di cold fusion, era un'idiozia e non bisognava interessarsene per nessun motivo. Questa è la mia primissima esperienza. Poi io approfondi la cosa, come dicevo proprio, insomma, prima di parlare Tasha. Poi ho pubblicato un libro per cui non ricevo diritti d'autore, quindi lo pubblicizzo liberamente ogni volta che mi capita, perché l'ho scritto per passione, per divulgare questo tipo di cose. Ebbene, cos'era questa review del 91, quindi 2 anni dopo l'annuncio di Flashman e Pons? Cosa diceva? Era un articolo che considerava molti altri articoli di ricerca sull'argomento. E già nel 91 questa persona, il famoso, poi vedremo, Storms, Edmund Storms, diceva il numero e la varietà di attente misurazioni sperimentali relative alla generazione di calore, trizio, neutroni ed elio supportano fortemente il fatto che avvengano reazioni nucleari in un reticolo metallico vicino alla temperatura ambiente, come proposto da Pons e Flashman, indipendentemente da Jones. Quando si trova che molte misure, usando una varietà di tecniche, danno risultati simili e cominciano a rivelare dei modelli di comportamento, le osservazioni non si possono più continuare ad ignorare. È più semplice e più razionale dare inizio al processo di comprensione della fusione fredda come fenomeno reale, piuttosto che cercare modi di bandirlo. Siamo nel 1991. L'articolo aveva 45 pagine e prendeva in considerazione 359 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali. Nel 91. Posso fare un commento? Sì. Edmund Storm lavorava. Allora, Edmund Storm ha affermato quello che ha affermato a ragion veduta, perché era uno dei pochi fortunati ad avere l'articolo della NASA dell'89. Sua dichiarazione di 2 mesi fa, un mail, però ha anche detto che la qualità della fotocopia non era molto buona. Certo. Aveva anche questi altri 359 articoli. D'altronde io non avevo un articolo della NASA. Amico, Sì, no, lo so.
D'altronde anche io non leggo l'articolo della NASA, però l'avevo capito anche io che ero un ragazzo, diciamo, molto molto più in verde rispetto a Stolz. Cosa successe nell'89? L'avete capito, il 23 marzo dell'89 Flashman e Pons dissero che si poteva con una semplice e piccola diciamo esperimento da tavolo ottenere la fusione nucleare. Non vi sto a dire queste cose perché non voglio essere più sintetico, quindi non salto un po' qualche slide perché ho capito che non c'è moltissimo tempo, però sembra che, vabbè, ci sono poi un sacco di esperimenti eccetera. Semplicemente questo può essere interessante, anche se già Francesco Celani l'ha fatto notare, si spendono milioni di euro l'anno per la fusione, per tentare di controllare la fusione termonucleare. Io già da piccolo, io ho 43 anni, quando avevo 6-7 anni, sulle riviste dei ragazzi c'era scritto: ah sì, tra 10 anni, tra 20 anni si otterrà la fusione. Però voglio far notare questa cosa, questo cubetto che scende, cos'è? È la tipica dimensione di un esperimento di low energy nuclear action, di cosiddetta fusione, rispetto a questa enormità che da decenni e decenni non dà risultati, ovvero non riesce ad autosostenersi nel suo modo. Quindi per capire di che densità di energia stiamo parlando, come ordine di grandezza, diciamo tornando all'esperimento classico del palladio dell'acqua pesante, quello di Flashman e Pons, la densità di energia è tale che con un grammo di palladio, un litro di acqua pesante, quindi con un costo di poche centinaia di euro, potremmo avere 10 kW per 500 anni. Questo sto parlando della densità teorica di energia. Questo fa capire che rispetto a qualsiasi altra forma di energia di tipo chimico, sono ordini e ordini di grandezza superiori in densità energetica. Questa è una cosa fondamentale da capire, perché altrimenti sembra che stiamo parlando di qualcosa di lievemente migliore del petrolio. No, stiamo parlando di qualcosa totalmente diverso e che non dà, diciamo, scarti radioattivi. Diceva Martin Flashman, la sua domanda ci si può porre: chi potrebbe volere il successo di questa ricerca? È una domanda per niente semplice ed è comprensibilissimo che alcune persone non vogliano che questi esperimenti abbiano successo. Ricordiamo che Martin Flashman è stato il presidente della società elettrochimica internazionale, praticamente un personaggio in odore di premio Nobel. Ebbene, poche settimane dopo il suo annuncio, cosa successe? Ricordiamo che Flashman, elettrochimico di fama, per riuscire con vari trucchetti a caricare il suo esperimento, impiegava talvolta anche mesi, anche 3 mesi. Ebbene, 5 settimane dopo l'annuncio di Flashman e Pons, fu indetta una seduta dell'American Physical Society in cui dei giovani fisici si presero la responsabilità, diciamo così, di dire che la fusione fredda era fuori dal contesto della scienza normale. Loro dissero: abbiamo ripetuto gli esperimenti, l'esperimento, e possiamo dimostrare che siccome non ci sono neutroni, non c'è calore, non c'è teoria, questo esperimento, ebbene, quindi loro ci avrebbero messo 5 settimane. Qualunque persona che ha un minimo di esperienza sperimentale sa che in 5 settimane non puoi dire: ho ripetuto l'esperimento da zero e sono sicuro che non può funzionare. È una cosa che non è, questo è un approccio non scientifico sicuramente. Quindi vuol dire che c'erano forti motivazioni di bloccare questo tipo di ricerca, non c'è dubbio. Da allora in poi, Flashman, che era uno scienziato di fama mondiale, cominciò ad essere ridicolizzato. Allora, ci sono dei motivi scientifici sicuramente per cui era difficile all'epoca per la maggior parte degli scienziati capire che quel fenomeno poteva accadere, però adesso non è il caso forse di dilungarsi su questa cosa. Basti dire che c'è un concetto molto semplice. Nella scienza, comunque, gli esperimenti vengono condotti in base a ciò che uno si aspetta, mediamente. Allora, per esempio, vi verrebbe mai in mente di andare a fare elettrolisi in un cappuccino a 40 gradi di temperatura con l'aggiunta di un po' di grappa e poi andare a verificare se per caso è cambiata qualcosa delle proprietà magnetiche della pelliccia di una foca monaca nel Madagascar? No, perché non c'è un modello che ti comporta a fare un esperimento del genere, no? Con questo cosa voglio dire? Che non tutti gli esperimenti vengono fatti, non tutti gli esperimenti, però c'è per esempio un esperimento dell'epoca che assomiglia molto a questo. No? Già nel 98
questi giapponesi, muori in mezzo, eccetera, trovano la trasmutazione di elementi in una semplice elettrolisi in acqua normale, neanche acqua pesante. Questo dal punto di vista di un fisico era un po' come l'esempio che dicevo prima, cioè una cosa completamente assurda, che uno non va neanche, come dire, a provare. Qualcosa che puzza, diciamo così, di alchimia, di zolfo. Però talvolta è proprio negli esperimenti semplici che ci sono le novità. Gli esperimenti semplici, però, pur di avere la capacità di andare a cercare quello che si intuisce talvolta che ci possa essere. Cos'è questo oggetto? No, non dovete rovinare. Questo oggetto, no, sto scherzando. Questa è la famosa foto del primo transistor. Adesso, vista così, no, uno sembra sia un bambino che ha messo, un bambino che col saldatore del padre ha messo insieme tre pezzetti di schifezza. No, questo è il primo transistor. Prima è venuto l'esperimento, questo esperimento, che adesso verrebbe considerato un esperimento forse infantile, e dopo è venuta la teoria e il premio Nobel, così come è accaduto con il motore a vapore. Prima è venuto il motore a vapore, poi è venuta la termodinamica. Queste cose non dovremmo dimenticarle. E come diceva giustamente prima benissimo Francesco Ferrani, quando uno scienziato è veramente grande può fare cose grandi con mezzi semplici. Riesce a vedere laddove altri non vedono, con mezzi semplici e con costi anche bassi. Diceva Arthur C. Clarke, che uno scienziato famoso dice che qualcosa è possibile, ha quasi certamente ragione. Quando dice che qualcosa è impossibile, ha quasi certamente torto. Come disse Carlo Rubbia, se la fusione fredda funzionasse, allora vorrebbe dire che Dio è stato molto, molto buono con noi. Ebbene, accendo brevemente, perché già ne ha parlato Francesco Celano. In effetti, quello che è successo dopo l'annuncio di Fleischmann e Ponce, dopo quella seduta dell'American Physical Society, è che in pratica l'MIT disse che anche loro avevano replicato l'esperimento e che si trattava addirittura di possibile frode, attenzione, non di errore scientifico, subito si parla di frode. Ma Eugene Mallon, che già abbiamo capito poi purtroppo come recentemente sia morto in maniera veramente molto strana, allora era caporedattore lì all'MIT dell'ufficio stampa dell'istituto, lui vide che c'era stato una specie di trucco, era stato truccato, diciamo, erano stati truccati i dati. Quindi si dimise dall'MIT e fondò poi una testata che si occupava di questo argomento. Quindi diciamo ci troviamo in una situazione veramente grave. Addirittura John Bockes, lo studioso di elettrochimica, che aveva ottenuto dei risultati interessanti, aveva misurato la quantità di trizio, ebbene cosa successe? Uno scrittore scientifico, diciamo così, di divulgazione scientifica, andò da lui per verificare queste affermazioni scientifiche. E in pratica andò a dire, inizialmente questo professore pensava che il giornalista fosse in buona fede, no? Gli mostrammo i dati, ne discutemmo ampiamente, eccetera. Però poi cosa successe? Questo giornalista disse, ho spento il registratore, ora puoi dirmi, è una frode, non è vero? Se me lo confessi ora, non sarò duro con te e potrai proseguire la carriera. Una vera e propria minaccia al dottorando, e quale chiaramente chiunque si sarebbe spaventato di fronte a una cosa di questo genere, cioè, un ragazzo. E quindi, diciamo, in sostanza ci furono varie situazioni in cui praticamente veri e propri problemi sul lavoro, in sostanza. Lasciamo stare, adesso non voglio, diciamo, dilungarmi molto su questa cosa. Addirittura continua a dire, dopo un sacco di esperimenti che evidenziano risultati simili a quelli di cui accennavo, ancora questo giornalista continuava a dire su Science che lui, quel Pacam, avesse aggiunto trizio per truccare i risultati, eccetera, eccetera. Comunque, per fortuna Pacam comunque ottenne il suo dottorato, purché non citasse nella sua tesi queste ricerche. Quindi, spesso non si sanno queste cose, quindi non ci si rende conto del perché questo argomento poi ha avuto tutti questi problemi, insomma, perché poi poche persone anche hanno avuto il coraggio di lavorarci alla fine. Perché di fronte a questo tipo di fenomeni inquisitori veri e propri, è chiaro che risulta difficile lavorarci, se come minimo non hai fondi, come abbiamo visto le cose che sono successe, eccetera. Sicuramente hai grossi problemi. Finì un altro professor Bockes, finì di nuovo sotto inchiesta, fu esonerato dall'insegnamento,
poi non si trovò nulla di cui accusarlo, quindi dovette essere reintegrato, eccetera, eccetera. Insomma, situazioni veramente che definire l'Inquisizione penso che sia diciamo, il giusto termine, perché alla fine dovette fare appello alla Associazione Americana di Professori Universitari perché queste vessazioni finissero. Alla fine gli hanno dato il premio Ig Nobel. Voi sapete che c'è questo simpatico premio che una serie di persone si divertono a dare rispetto a ricerche che ritengono essere ridicole. Sappiamo che in Italia una delle ricerche più importanti è stata fatta anche all'Enea, da Giuliano Preparata, Antonella De Ninno, Emilio Del Giudice, Frattolillo, Antonietta Rizzo, sotto la supervisione a un certo punto lo stesso Carlo Rubbia, e come racconta un'inchiesta fatta benissimo da Rai News 24, malgrado fossero stati raggiunti risultati eclatanti dal punto di vista scientifico, finalmente una delle prime, diciamo, certezze in cui, raggiungendo una certa soglia di caricamento, si misurava la presenza di elio e di calore, quindi la certezza che si trattasse di un fenomeno nucleare, malgrado ciò, questa ricerca non è stata rifinanziata. Cioè, non solo, ma hanno avuto grossissimi problemi nel pubblicare. Ad esempio, vi posso, giusto per rendersi conto di cosa stiamo parlando, la rivista americana Science ha risposto: non abbiamo spazio per ospitare l'articolo. In questo caso senza giudicare nel merito. L'European Journal of Physics ha dato due giudizi e due referi. Allora, chiaramente questa cosa la possono capire, ci sono dei tecnici, diciamo, persone che hanno, insomma, come dire, hanno una minima percezione. Uno diceva che non era possibile raggiungere una temperatura di 1500 gradi centigradi, perché si erano fuse alcune parti del calore, all'interno dell'acqua e la cenere, perché si stava sott'acqua. Quindi una obiezione assolutamente stupida. L'altro referì invece, diceva: ma come si fa? Come fate a misurare la resistenza elettrica ai capi del conduttore dove c'è una differenza di potenziale? Quindi adesso, per questo, per capire la profondità delle obiezioni, diciamo, che furono mosse all'articolo per non pubblicare. Invece il Journal of Physics, a cui fu pure mandato, inviava poche righe un po' confuse in cui diceva: ma voi la calorimetria non dimostra niente, non è il caso. Per approfondire, dietro c'è molta scienza, sicuramente potreste leggere questo libro che abbiamo preparato, edito da Boringhieri. Questo è il libro più scientifico che Giuliano Preparata, in cui lui aveva prefigurato tutto questo tipo di cose. Questo libro è anche molto interessante, Giuliano Preparata, pubblicato dallo stesso editore che ha pubblicato Persone Fredda. Ma vi voglio accennare, in realtà, una cosa che io nel mio libro non avevo ancora capito. In pratica, già nel 2001 ne parlò in pubblico Emilio Del Giudice ad un convegno a Pavia. Poi sono venute le inchieste di Rai News, in sostanza, inizialmente l'ipotesi è nata da informazioni direttamente connesse a Fleischmann. In sostanza sembrerebbe proprio che le cosiddette armi a uranio impoverito abbiano un nesso con questi fenomeni di cui abbiamo parlato. Ci sono, diciamo, una serie di prove sul campo prese dai giornalisti di Rai News, in particolare Maurizio Torre Alta, Angelo Sasso, eccetera, che dimostrano, insomma, che queste cosiddette armi a uranio impoverito non sono semplicemente usate perché la densità di questo metallo è molto alta, ma ci sono dei fenomeni di tipo nucleare. In pratica è come se fosse stato trovato il modo di avere delle armi a fissione tattiche, quindi utilizzabili su scala ridotta, e senza che gli altri se ne rendano conto. Quindi stiamo parlando di una cosa gravissima. Di questa cosa se ne parla dal 2001 in pubblico, è stato pubblicato poi qualche anno fa questo libro, però insomma non c'è una grande consapevolezza, e uno dei motivi per cui queste ricerche sono discreditate probabilmente è questo. Vabbè, adesso non vi sto a dire particolari, ma vi rimando alla lettura di quel libro. Adesso chiudiamo. Adesso, qual è il problema dello pseudo, quello che io chiamo pseudoscetticismo, no? Allora, il comportamento collettivo della comunità scientifica, praticamente, in qualche modo, che non crede a questi fenomeni, ha una componente patologica. Nel senso che le conclusioni a cui giunge sono diverse da quelle a cui sarebbe approdata se avesse esaminato i dati in maniera obiettiva e scientifica, senza pregiudizi iniziali.
e quindi cita uno schema comportamentale che, diciamo, va a, in qualche modo a fare il parallelo con la pseudoscienza di cui si parlava prima. Cosa fanno questi pseudoscettici che imperano sui giornali, sui blog, su internet, eccetera? Tipicamente non esprimono le loro critiche in quei contesti in cui sarebbero soggetti a peer review, cioè a revisione dei pari. Cioè, chiacchierano sul blog, non è che sia sbagliato, però lo fanno in maniera aggressiva, e quando si tratta di venire al dunque, non pubblicano. Normalmente, se tu sei uno scienziato e devi controbattere l'affermazione dello scienziato, devi pubblicare un articolo sperimentale che mostri dei dati. Non puoi andare a chiacchierare su un articolo scientifico. Quindi tipicamente non vanno in laboratorio a svolgere l'esperimento insieme agli sperimentatori che criticano, ne provano a riprodurre l'esperimento. E poi fanno delle asserzioni in tal modo da sottintendere che sono scientificamente basate, come si diceva nei casi anche precedenti, quelli storici, mentre si tratta solo di congetture. Per esempio, nel caso di prima, è chiaro, non ci sono pietre al di fuori della Terra, come può essere che meteoriti cadono. Utilizzano a pene mani satira e ridicolizzazione fino a giungere agli insulti. Quando si mostra loro delle possibili spiegazioni, avanzano ragioni ad hoc per rifiutarle, che spesso consistono in una brusca affermazione che quelle spiegazioni violano qualche legge di conservazione della fisica. Rifiutano totalmente l'evidenza se non risponde alla mia possibile domanda fin dall'inizio. Ebbene, questo è chiaramente pseudoscetticismo, non è scetticismo. Scetticismo è quello della persona che poi approfondisce l'argomento. Per esempio, c'è una rivista del CICAP, del Centro Italiano Controllo delle Affermazioni sul Parlato Male, si diverte ad avere questo tipo di approccio sulla fusione fredda, ma anche su altri argomenti. Come diceva Schopenhauer, per ottenere ragione l'ultimo stratagemma è questo: si diventi offensivi, oltraggiosi, grossolani, si passi dall'oggetto della contesa al contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona. Questa regola è molto popolare perché chiunque è in grado di metterla in pratica e viene quindi impiegata spesso. Non c'è bisogno di andare in laboratorio a fare l'esperimento, no, viene molto più semplice, insomma. È successo purtroppo a molte persone. È avvenuto con la fusione fredda, quindi, e come accade in altri casi, è la creazione di un mito, ovvero che il fenomeno non è reale. Tale mito consiste in un racconto elaborato che potrebbe anche essere vero. Allora, o si accetta senza approfondirlo ulteriormente, o si approfondisce prima di accettare, di decidere se accettarlo o meno. Noi stiamo cercando di discuterne. Ci sono, voglio, adesso chiudo, ed è inutile che andiamo a discutere, poi magari le domande sicuramente saranno interessate, perché ovviamente tutto questo accade. Però diciamo, voglio fare degli esempi di come queste cose siano accadute ai tempi di mio nonno, no? Cioè, per esempio, la presunta impossibilità teorica del volo umano motore. Nel 1906 il brasiliano Alberto Santos Dumont ha registrato il primo volo a motore in Francia. Non sono stati i fratelli Wright, ma un brasiliano. Questo non si sa perché è brasiliano. Quindi motivi, diciamo, di altra tipo. Però in effetti è stato un brasiliano, il primo a registrare ufficialmente il primo volo. Ebbene, qualche settimana prima, il professore di matematica ed astronomia alla Johns Hopkins University, Simon Newcomb, aveva pubblicato un articolo su un giornale che dimostrava l'impossibilità del volo umano motore. Perché bisognava scoprire qualche nuova forza nella natura. Ebbe la sfortuna di dirlo proprio qualche settimana prima. Se l'avesse detto magari 2 anni prima, diciamo, non se lo dimenticava, ma lui è stato proprio sfortunato. Un altro caso, che risale ai tempi dei miei bisnonni. Nel 1847, Ignaz Semmelweis, medico svizzero, intuì una cosa che a noi sembra oggi banale. Le infezioni sono dovute a entità invisibili? Lui sosteneva questa cosa. Ebbene, noi oggi sappiamo che esistono i batteri, i virus, eccetera. Lui notò, insomma, che le donne che partorivano morivano in grande numero. Allora lui ebbe un'intuizione, può essere forse dovuto al fatto che i medici che fanno le dissezioni dei cadaveri non si lavano le mani e vanno direttamente ad aiutare i partorienti a partorire? Ebbene, questa ipotesi che lui portò avanti praticamente lo fece considerare un folle. Ma non scherzo dicendo un folle, perché lui in pratica fu rinchiuso in manicomio. In particolare quando scrisse un libro in cui spiegava tutta questa cosa. E lì morì, ironia della sorte, a seguito di una colluttazione con un infermiere e successiva setticemia. Lo stesso, prima dei nostri bisnonni,
quando Michael Faraday, adesso noi sappiamo, no, che la dinamo e la bicicletta gira, tu giri un magnete in un solenoide, muovi un magnete in un solenoide e alla fine ho una corrente elettrica. Ai tempi di Michael Faraday, quando notò per la prima volta che c'era un nesso fra elettricità e magnetismo, fu accusato di essere un ciarlatano, perché allora il nesso fra elettricità, l'antichissimo fenomeno del magnetismo, che veniva considerato una cosa, diciamo, degli zingari, dei maghi, insomma, gli zingari giravano con i magneti, facevano scherzi, cioè, per i paesi, cioè, e la moderna elettricità che veniva fatta dal Conte Volta, eccetera, una cosa seria. Come mai, come ci poteva essere un nesso fra la cosa seria dell'elettricità e l'assurdità del magnetismo, che non era una cosa scientifica? E quindi fu accusato di essere un ciarlatano. Allora, vi voglio far notare una cosa, che come dice un professore dell'Università di Buckingham, purtroppo spesso, attualmente, noi siamo di fronte a una scienza che lui chiama zombie science, scienza zombie. Cioè una scienza che è morta, ma viene fatta muovere artificialmente da un continuo flusso di fondi. Da lontano questa scienza zombie sembra una cosa reale, cioè tutto a posto, ha camici bianchi, laboratori, programmi a computer, dottorati, pubblicazioni, premi. Ma lo zombie non è interessato al perseguimento della verità. Le sue azioni sono controllate dall'esterno e dirette verso obiettivi non scientifici. E all'interno dello zombie tutto è magico. Mi sembra un paragone abbastanza interessante. Voglio chiudere con questo episodio, che risale niente meno a mezzo decennio fa. Mezzo decennio fa fu organizzata una petizione online da un portale che si occupa di medicine, di energie alternative, che raccolse ben 4.170 firme, e si trattava semplicemente di una richiesta di incontro con l'allora ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani e ministro dell'economia e finanza Tommaso Padoa-Schioppa. Cosa diceva questa richiesta di incontro? Diceva: siamo un gruppo di associazioni, ricercatori, di singoli cittadini impegnati nel campo di energie pulite e rinnovabili. Ci permettiamo di scrivervi per portare alla vostra attenzione un argomento tanto delicato quanto di fondamentale importanza per il futuro approvvigionamento energetico italiano. Ci riferiamo alla Xata Questio della cosiddetta fusione fredda, che proprio in questi giorni è stata oggetto di un'inchiesta di ottima qualità effettuata da Rai News 24, che ne riassume le caratteristiche salienti. Con la presente vogliamo chiedere la possibilità di un incontro che ci permette di fare chiarezza e analizzare con completezza questa opportunità. Sicuri di un vostro positivo riscontro, approfittiamo dell'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. Giusto per dire più o meno chi c'era tra i firmatari, abbiamo scrittori, presidenti di provincia, presidenti di comitati scientifici, professori universitari, presidenti di varie associazioni culturali, direttori di riviste, ricercatori dell'Enea, Movimento Consumatori, Università di Lecce, Dipartimenti di Fisica, Università, cioè vedete, questo è solo un esempio, diciamo, di alcuni dei firmatari, l'ARPA, insomma c'era veramente un... Ebbene, queste 4.170 firme furono da me personalmente consegnate il 18 aprile 2007 all'allora onorevole Gennaro Migliore, che era il capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, insieme a diverse altre documentazioni. Rifondazione Comunista era allora forza di governo, da quel momento nulla è accaduto. Devo anche dire che all'interno di Sinistra e Libertà in realtà c'è un dibattito. Per esempio a Napoli c'è Dino Di Palma, ex presidente della provincia di Napoli, ex assessore dell'ambiente, che da 10 anni in qualche modo supporta l'importanza di questi studi, con scarsi, diciamo, risultati pratici per sua stessa ammissione. Però, diciamo, c'è un dibattito all'interno anche di Sinistra, Ecologia e Libertà, l'attuale Sinistra e Ecologia e Libertà. Quindi questo comunque è interessante, il fatto che ci sia un dibattito politico trasversale su questa cosa. Però diciamo è abbastanza triste che mezzo decennio fa sia successo questo e nulla sia accaduto. Però è positivo il fatto che invece adesso qualcosa si stia muovendo. Voglio concludere soltanto con questo aforisma di Lech, Stanislav Lech. Molti miei amici mi sono diventati ostili, con molti nemici ho stretto legami di amicizia, ma gli indifferenti mi sono rimasti fedeli. Grazie.